Il Locri si fa superare in casa dal Portici. I campani fanno un buon primo tempo finendo in vantaggio per una rete a zero. Cambiano radicalmente atteggiamento nel secondo ma reggono il ritorno dei locali e sul finire realizzano la seconda segnatura prima del fischio di chiusura dell'arbitro Tropiano. Non bravi i ragazzi di mister Panarello nei primi 45 minuti. Vanno sotto poco prima della mezz'ora da calcio d'angolo. Maione di testa appena entrato. Nel secondo tempo Amaranto padroni del campo, ma spesso in confusione non concretizzano quanto producono. Spesso ci si affida a lanci lunghi, facile preda dei difensori ospiti. I due tecnici Grimaldi e Panarello a fine gara. Più che abbiamo rischiato, forse in alcuni frangenti della gara, forse soprattutto nella parte centrale, ci siamo abbassati troppo. Questo sì, sono d'accordo, cosa che non dobbiamo fare, però... Diciamo, i ragazzi avevano anche una sorta di macigno addosso dopo le due sconfitte, quindi essendo una squadra giovane, diciamo tra virgolette è subentrata a un certo punto anche la paura di vincere, come si suol dire, però poi attraverso diciamo una buona organizzazione siamo stati ordinati, come dicevamo prima, e quindi anche se penso che tiri clamorosi non è che ne abbiamo subiti. Volevamo anche il secondo tempo secondo me sono di qualità importante, soprattutto come approccio. Poi abbiamo subito, come ci sta nel calcio, il ritorno degli avversari, però ripeto, fondamentalmente abbiamo rischiato poco, secondo me, e di ripartenza potevamo anche chiuderla, vedi l'occasione clamorosa che abbiamo avuto con Sow, che a tu per tu col portiere, e poi sullo scadere, quando la squadra avversaria era sbilanciata in avanti, l'abbiamo chiusa allo scadere. Ho detto prima che quando queste squadre manca l'intensità, la voglia, la grinta, purtroppo manca tutto. Il primo tempo l'abbiamo completamente regalato, eravamo pulci, senza voglia, bassi, non pressavamo, abbiamo fatto male. Il secondo tempo poi un po' cambiando anche un po' il modulo, abbiamo avuto due occasioni, una clamorosa con Adam, però giocando così non si va da nessuna parte, da domani che ci vedremo per gli allenamenti dobbiamo chiuderci nello spogliatoio e fare un bel discorso, perché così, ripeto, non si va da nessuna parte. Se non torniamo quelli di prima, giocando con l'aggressività, la grinta e tutto quello che ci ha contraddistinto fino adesso, sarà molto difficile. Anche loro hanno avuto un bel giro, perché anche loro, secondo me, non ci dobbiamo aggrappare a scuse, dobbiamo guardare in faccia la realtà. Se vogliamo ripartire, abbiamo fatto male, malissimo, ma non troviamo scuse. È messo anche come il mio ciclo era per noi, era anche per loro. Addirittura loro venivano da due sconfitte, però oggi hanno messo quello che noi avevamo messo le prime due partite. Vediamo adesso di riprenderci immediatamente dalla prossima partita alle carte.